Anche a Salerno, come altrove, monta sempre più l'intolleranza e la denuncia che arriva da Abu al-Qassim, cittadino italiano convertito all'Islam che lo scorso 25 agosto è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da una coppia di ragazzi a Rione Calcedonia. A distanza di qualche giorno Qassim ha lanciato un appello chiedendo di incontrare di persona gli autori dell'aggressione che l'hanno costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno. Anche se Qassim, che è uno dei curatori della moschea salernitana, non ha dubbi, in città spira forte il vento dell'intolleranza, anche a Salerno e provincia, insomma, il clima nei confronti dei fedeli islamici sta diventando ogni giorno più pesante. Solidarietà e vicinanza a Qassim è stata espressa da Potere al Popolo Salerno, che ha postato il video per sensibilizzare al rispetto e alla tolleranza. Sono stato aggredito con botte e insulti a sfondo religioso. Da un po' di tempo si verificano atti del genere tra Salerno e provincia. Un bimbo sul pullman a battipaglia è stato apostrofato asino marocchino. Il linguaggio politico di questi ultimi tempi, i messaggi che si danno in maniera così forte sul diverso, su chi ha un altro colore di pelle, da chi viene da un altro paese e di chi professa un'altra religione, abbiano fatto sì che le persone siano state intaccate psicologicamente da questo messaggio.